Pronto soccorso in pieno caos a causa dell'esubero dei pazienti giunti anche dalle province di Enna e Agrigento. Una situazione di emergenza che ha visto lavorare a pieno ritmo tre medici e due infermieri per cercare di rispondere alle esigenze dei pazienti. Oltre 35 malati che questa notte si sono rivolti al pronto soccorso di Seno. Di questi, 17 attendono di essere ricoverati nei reparti nonostante le corsie siano al collasso. Potenziato anche l'obbio, ovvero il reparto di osservazione breve e intensiva adiacente al pronto soccorso, ove sono stati aggiunti altri Posti letto portando la struttura a 12. Alcuni pazienti attendono al pronto soccorso da giorni come testimoniato ai nostri microfoni. Io sono già accesa da, da domenica. Attendo questo letto, e eh, purtroppo attualmente mi dicono che non c'è eh, posto, sono nel, nel panico più assoluto: c'è cioè l'inverno perché ognuno di noi vogliamo essere curati a, a nostro modo. Eh, purtroppo l'Italia è fatta così. Quando c'è una persona che per lui è il primario, il primario deve essere guardato dal parente, scusi. Una situazione di emergenza che il manager dell'ASP, Carmelo Iacon, affiancato dai vertici sanitari, sta cercando di fronteggiare anche grazie all'aiuto della Croce Rossa. È una criticità di tipo stagionale che non riguarda soltanto il Santelia, riguarda tutti i pronto soccorsi d'Italia. Ieri abbiamo visto che c'erano dei problemi per sbarellare i pazienti, tanto era l'afflusso. Perché ieri sono arrivati circa 115 pazienti in pronto soccorso e quindi dovevamo liberare le barelle. In una criticità di questo tipo, noi abbiamo chiesto una mano d'aiuto alla Croce Rossa Italiana, e la Croce Rossa Italiana ci ha fornito delle barelle in modo da poter liberare le barelle delle ambulanze che sono state restituite alla loro attività normale di emergenza sul territorio. E quindi ci siamo adattati a quella che era una situazione contingente, ovviamente, con un afflusso del genere, qualsiasi. Struttura va in tilt. Il problema è cercare di farla funzionare nel modo possibile. Certamente, se a monte ci fosse un filtro maggiore, probabilmente non avremmo tutto questo afflusso. Però c'è da dire che io stamattina sono venuto al pronto soccorso, ho preso dei dati statistici. Certamente, trovare pazienti che vengono da Canicattì, che vengono da Piazza Armerina, che vengono da zone anche lontane a quello che è il bacino d'utenza del nostro pronto soccorso è qualcosa che da un punto di vista ci può gratificare perché il nostro ospedale viene riconosciuto come ospedale di riferimento ma dal punto di vista pratico ci intasa in modo importante e tra le altre cose noi stiamo cercando di fare del nostro meglio però non possiamo pagare lo scotto